Siamo al 12%. Uno dopo l'altro. Di buio, ma si può, ma da dove mi è uscita? Comunque si va. Forse cambio marcia troppo presto all'inizio, perché ho notato che comunque tiene abbastanza. Cioè, non è che la prima va subito di giri. Però mi sa che c'è anche un po' bagnato. Sì. Mi si è rotto il vetro perché? Perché ho sfiorato con la ruota un tipo. Mi si rompe il vetro davanti, ma si può? Non è che tipo in modalità difficile, non lo so. Eh sì, però la polvere la dovete mangiare voi, perché sennò io non ci vedo. Ok. Meno male che non c'era un checkpoint lì, perché se c'era non l'ho visto. E in quel caso dobbiamo ripetere tutto. Ma il checkpoint era lontano, quindi possiamo fare un po' quello che vogliamo. Stai dicendo? Beh, certo che sullo sterrato giriamo male, quindi di sicuro ci seguiamo la strada. Vai, non mollare mai. Calma, non accelerare troppo di fretta, perché poi con queste curve che non si vede niente. A te mi hai già stufato, grazie. Anche a te mi stai stufando, però aspetto di essere sicuro di superarti bene. Cioè, perché se parlavo subito mi superavo di nuovo. Come ci è successo anche nell'altra gara. Questa però, in quest'auto non si vede lo specchietto dietro. Se non sbaglio, nella Corvette si vede. Dalla visuale intendo, Poi teoricamente ci si potrebbe girare nel gioco. Per il momento non saprei come fare, non ho voglia. Siamo in strada, grazie. Stiamo mantenendo la sesta al momento, ma finché manteniamo posizione va bene così. Poi siamo al 12% del progresso. Però questa potrebbe essere una gara lunga. Oh, calma. Però forse ci conviene stare così. E comunque non stiamo andando piano, Anzi. Rallenta, brava. Ok, siamo stati in strada. Top. Questa gara mi piace. Particolare. Si va di buio e di polvere, perché nebbia non era quella che tirava su le altre auto, quindi di polvere. Oh, c'è la curva, sì. Eh no, perché non stavo, mi sono distratto un attimo, però vedevo il checkpoint di lato. Qua si passa bene. Ah, qua si va bene, si va. Non mi superare. 3, ok, grazie. 700 metri, 600 metri, 500 metri. Siamo solo al 22%. Ma qua mi sa che ci viene un video solo di questa gara. Va bene, dai, nel chill. Beh, non, magari vi taglio un po' di roba. Qua è tutto dritto.
Rallentiamo un po', grazie, che c'è da girare. Ok, perché non si sa mai che la curva magari è un po' più stretta del dovuto, si parte fuori strada e non si torna più. Brutte esperienze, ma l'avete potute vedere anche voi. Ok, ho frenato abbastanza in tempo. Acceleriamo un po', mettiamo così. Oh no, 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 no. Ok. Mamma mia. Ho rischiato. Qua le curve sono un po' così. Tira, tira. Ce la fai. Ferma, ferma, ferma. Ah, ci sono i tornanti di montagna, signori. Tornanti di montagna al di buio con la polvere. Beh, qua non mi superi sicuro perché non ci passi. Mi stai calmino. Sentivo rumori. Oltre al fatto che spaccavo roba io. Recinzioni, paletti. Bello, bello. Dove stiamo andando? Non lo so. Siamo al 35%. Beh, non c'è neanche traffico in strada. Me lo sto godendo, devo dire. Anche se non sto pensando al fatto che devo editare oggi stesso e fare tutto oggi stesso, ma me la sto godendo dopo tanto che non giocavo. Altri nella mappa non li vedo più. Dallo specchietto non si vede niente. Con questa visuale. Aspetta che... No, ho paura a cambiare però. Ecco. Non tengo questa visuale perché... Eccoli, sono là in fondo. Il volante che gira così mi dà troppo fastidio. Quando uso il joystick... E al momento è da un po' che non lo uso. Però quando usavo il joystick... Tenevo quella visuale lì col volante, mi piaceva, ok. Col volante, a parte che tecnicamente tu non hai due volanti, c'hai cioè quello che hai in mano e dopo dovresti vedere il cruscotto, non un altro volante. Però uno potrebbe anche decidere di tenere l'altra visuale, anche solo per gli specchietti. Ma il fatto che il volante giri in mezzo a scatti e non si capisce mai se è girato al massimo o meno, mi dà fastidio. Invece così riesco a guidare... meglio a livello di sterzo, che non sono influenzato dal movimento del volante del gioco dell'auto. Ok, tornanti di montagna con Lamborghini al di buio sotto le stelle. Dovrebbe essere un titolo decente secondo voi? O forse no. E vedo quanto dura questa gara e quanto sono durate le altre due. Magari potrei davvero pensare di fare un video separato. Oppure che arriva fino a un certo punto di questa gara, poi si stacca con l'altro dove c'è il finale. Oh! Finale. Finale che farà schifo. Non ci credo. Vabbè, recuperiamo, recuperiamo. Beh, almeno si ritorna un po' in gara. Cioè nel vivo della gara. Voilà! Voilà! Mamma mia! Mamma mia, come li supera tutti! Uno dopo l'altro! Signori, Saitama e Queen! Senza la Corvette, però... L'impressione più o meno è quella. Uno potrebbe dire, già che ci sei, fai un riferimento alla Formula 1, ma... A parte che non c'entra molto questo gioco con la Formula 1, ma... Poi... Mi spiace, ma non conosco tutte le varie robe, quindi non seguo. E preferisco evitare di fare riferimenti inutili. Ok. Qua è tutto incrociato, le strade.
Si fa sempre più stretta la situazione. Non ci capisco più dove devo andare. Forse era meglio rimanere secondi un altro po'. Ok, di qua. Bene, bene, bene. Ora si torna in mezzo alle piante, alla natura. Basta che l'asfalto non sparisca, perché sennò è un casino per la mia Lamborghini. Bellissima. Vai, vai, vai. Intanto stavo provando a guardare un po' il cruscotto. Cioè, pieno di parametri e robe varie. Stavo guardando se stavolta era allineato, se era uguale il chilometraggio lì, in chilometri orari. Però non mi devo lasciare prendere da queste cose nel bel mezzo di una gara, visto che ormai siamo al 69%. Sto così. Mi sono lasciato distrarre. Mamma mia. So che ho perso terreno, ma mi è piaciuto come sono rientrato in quel saltello. Ma posso dire che mi girano altamente le ruote. Allora, devo andare più tranquillo, perché eravamo al 22% dopo mezz'ora. Figurati, è stato dal 70, passiamo al 100% in 2 secondi. Quindi il tempo di recuperarlo ce l'ho, a patto che le strade rimangano tipo quelle di prima, un po' più accessibili. E le curve strette, troppo strette, quando sono tante non le sopporto. Se c'è solo un pezzo con i tornanti, invece ci sta. Anche non cambio marcia, però bello, 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 bello. Allora, ha inchiodato un po' quello là, però sbattendoci leggermente contro, dovuto sfruttare il suo veicolo per rimanere in pista. Quindi, perché una pista è una strada. In questo caso è una pista. Mettiamola così. Tipo. Siamo calmi. Siamo calmi. Devo ricordarmi che oltre a andare avanti di marcia, devo anche scendere quando ce n'è bisogno. E a volte rimango abbastanza costante magari su una marcia, però non mi accorgo che se scalo una volta indietro tira un po' di più la macchina. Anche se in questo caso non so quanto sia utile, nel senso che con tutte queste curve strette, se anche rallenta un attimo è un po' più, diciamo, guidabile. Non mi dispiace, a patto che non esageri e riusciamo a rimanere in testa all'interno della gara. Bene. Altra curvona. Ovviamente si fa sullo sterrato. Fatto male. È fatta male la curva, non lo sterrato. Vai, vai, vai. Si torna in... Calmi. Preniamo l'entusiasmo in tutti i sensi. Bene. Molto male. Ok, no, pensavo peggio quella curva là, però stiamo andando in realtà in un centro abitato e quindi è un casino. Forse si torna nelle belle stradone dove si va in settima. Dimmi che riusciamo a farla, dimmi che riusciamo a farla bene. 90%, dai, siamo alla fine. Teniamo duro. Senza mollare mai. Non vedo neanche i fanali degli altri.
Forse ho visto qualche lucina, ma sono lontani. Possiamo giocarcela. Calma. L'esempio che vi facevo prima delle marce, comunque. Chi non avesse capito. È tipo in questo caso. Vedete, rimane il 6 così, ma appena... Adesso un attimo che entriamo in un rettilineo. Vi faccio così. Ah, vedete che cambia? In settima secondo me non ci arriviamo, perché poi c'è la curva e non ci conviene. Ok, però questa era abbastanza fattibile. Questa ci stava. Vedo la fine. 500 metri ci separano dall'ultimo tratto di strada. Cioè, sono l'ultimo tratto di strada. Ehi, signori! Non c'è stato il rallentatore solito? Bellissimo. Bellissimo. Stupendo. Mi viene il dubbio, dato il nome della gara, il percorso insolito, almeno io non ho mai fatto gare così particolarmente lunghe, potrebbe essere creata dalla community forse, non lo so se si può. Vorrei dire una sfidata. Comunque, oh, siamo andati molto più avanti degli altri. Non credo siano giocatori online, cioè no, senza non credo, vi dico, sono bot praticamente perché vedo anche nomi di gente che ho tra gli amici. E quindi niente. Però interessante comunque. Poi comunque ogni tanto quando vai, quando inizi a vincere più gare, il gioco stesso dice aumenti la difficoltà? Sì. Bene. Ovviamente dice sempre di sì, perché sennò non sei un vero pilota. Oh, io stavo aspettando un attimo, ma vedo che qua nessuno arriva, eh. Fammi vedere il replay. Cioè, sono l'unico che è arrivato alla fine. GG. Fammi vedere com'è il replay. Allora, angolazione visuale. Ma non c'è tipo... Farò una cosa. Tolgo la webcam, così poi questo lo posso usare nel video. Rieccomi. Rieccomi, ho aumentato la registrazione di un botto. Non so come editerò il video, ma... Sono contento comunque di aver scoperto nuove... metodi per... rendere un po' più fighe le gare. Tramite replay. Continua. Allora... Vota. Nice. Obiettivo buon karma. Non credo che siamo. Oh. Vabbè. Vabbè. Allora abbiamo un po' di roba. Maestria dell'auto. Non abbiamo ancora messo niente qua. No, perché mi sa che avevo fatto tutto su. Su Forza Horizon 4. Comunque abbiamo un po' di giri. 15.000, buono. No. Non so come sia, ma speravo nelle monete. Nice. Ho anche qualche auto. Beh, lei può andare bene. C'è dei calzini leggendari. Vabbè, lasciamo perdere. Beh, Sport 4, devo dire, ma non lo so. Comunque. Basta, ho finito i bonus qua, ho messo un po' a caso. Collezione auto, ok, qua c'è un botto di roba che ha messo, che non capisco bene l'utilità. E la mano. Oh, abbiamo dei giri, abbiamo dei giri. Drin, drin, drin. Bello, buono, buono. Vai, vai, vai. Mi sento al casino. Ok, ok. Mi sa che dopo potremmo fare delle aste. O qualcosa di interessante anche. Io avrei fatto un errore, bene. Niente, questo non vuole, non vuole niente, quindi va bene. È quello che abbiamo sbloccato? Vabbè, mettiamolo, dai. Ma questa non era nel gioco stratego... Vecchio gioco in scatola. Buono. Soprattutto quella lì. 1962 P50 e tanta roba. Va bene ragazzi, ma io direi che per questo video può finire qui. Lasciate like se vi è piaciuto. Ditemi cosa ne pensate.
Provate a dirmi la prossima volta quale auto vorreste vedere. O se vorreste vedere qualche Asta ogni tanto, qualcosa del genere. Anche se sono un po' pallose delle volte, visto che spesso ti rubano l'auto alla fine dell'asta. Oppure ti devi ritrovare a comprare direttamente con nel totale l'auto per essere sicuro di averla. In ogni caso, questo video finisce qui. Ci vediamo in prossimo video. Ciao ragazzi. Non so se avete visto il video diviso in due parti, ma vabbè, amen.